Una delle domande più frequenti che mi fanno e che fanno al PIN è come fanno i poveri a pagare i 3.000 euro l'anno di tassa uguale per tutti proposta dal PIN? Bene, la risposta comincia dall'articolo 4 dell'attuale Costituzione, che abbiamo quella del 48 che ha 60 anni ormai, che dice l'articolo 4 appunto, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni necessarie per rendere effettivo questo diritto. Mi pare che le cose non stiano così. Pare a me, ma credo paia a molti italiani. Allora, dunque, che cosa propone il PIN? Il PIN propone una riforma totale dei costi del lavoro, perché il tema vero non è se poi le persone saranno in grado nell'Italia nuova di pagare i 3.000 euro. Il tema è se nell'Italia nuova avremmo l'opportunità davvero di avere un posto di lavoro. E la risposta è sì. La risposta è sì perché con il sistema fiscale proposto dal PIN si allenta definitivamente quella stretta al sistema delle imprese, al sistema produttivo che oggi genera la crisi di posti di lavoro e l'offerta di posti di lavoro per gli italiani. Perché? Perché se oggi noi abbiamo un sistema fiscale che supera del 52-54% l'azione punitiva che lo Stato esercita nei confronti delle imprese, il PIN propone di abbassarla al 15% e propone che i costi del lavoro siano fissi a 5.000 euro l'anno per tutti, indipendentemente dal loro stipendio, perché tutti possano prendere tutti una pensione uguale a 1.000 euro. Questo è quello che dovrà garantire lo Stato. Nel frattempo, ovviamente, pagando la tassa fissa unica annuale di 3.000 euro, tutti riceverebbero lo stipendio lordo. Lo stipendio lordo vuol dire che i soldini, invece di andare subito nelle tasche dello Stato, sarebbero nelle tasche di ciascuno di noi e li potremmo usare come meglio crederemo per la nostra vita, per le nostre scelte del futuro, del presente e per quello che ci farà più piacere. Vorremmo comprarci una casa in campagna, ce la compreremo, vorremmo comprarci un quadro, una barca, vorremmo comprarci una macchina, vorremmo comprarci quello che ci pare, lo potremo fare investendo nel presente e nel nostro futuro. Lo Stato uscirebbe da queste scelte. Quindi, in questo modo, lo Stato eserciterebbe però un potere vero, il potere che gli viene dal popolo, che esercita la propria sovranità e chiede al sistema Stato di dire alle imprese: siamo disponibili ad abbassarvi al 15% l'imposizione fiscale, siamo disponibili a abbassare a un costo fisso annuo il costo del lavoro, ma vogliamo in cambio posti di lavoro, opportunità di lavoro per tutti, in modo tale che tutti possano pagare la tassa di 3.000 euro l'anno allo Stato per ricevere in cambio un uguale servizio. Chiave d'accesso per il mondo, per decidere che sta succedendo. Apro il cuore al mio potere essere umano, per un'Italia nuova sono pronto. Partiamo! Prova a immaginare nuovamente. Bentornato io. Maggio 15 e 16.